E a guaglione, guarda, il ballerino, voi l'avete visto, ballerino, la sì. Lui ci ha fatto un buchi, ma insomma io non so queste, tutte queste doti nascoste, cioè, ma no, da ma dove poi era complicato. Io ci credevo, quando mi avevano chiamato avevo detto facciamo una cosa semplice, invece buchi, però è andato bene. Mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano. Sono veramente felice per te perché oltre ad essere una bella persona, una bella figura professionale, insomma, televisione, teatro, cioè è un momento che finalmente dopo 2 anni di stop riusciamo ad avere una normalità di lavoro anche. No, ma poi è straordinario perché fortunatamente incrociamo le dita, stiamo facendo sold out sempre, quindi rivedere i teatri pieni dopo quello che è successo e dopo le sofferenze che ci sono state per quanto riguarda gli artisti che praticavano solo le scene, fa proprio bene all'anima e dà il segno anche di un'esigenza, cioè il pubblico ha bisogno proprio di rincontrare gli artisti, ma soprattutto di stare insieme, di scambiarsi comunque delle emozioni, siamo nati per stare insieme, quindi. E poi, se mi permetti, oltre alla gioia dell'artista, anche per le maestranze che per anni non hanno lavorato perché dietro uno spettacolo, Amici di Liga e Mezzo ruota tutta una squadra di uomini. Io infatti sul finale li faccio uscire tutti, siamo una famiglia, siamo tantissimi, quindi fortunatamente c'hai anche questa responsabilità, no? Con te girano un sacco di famiglie, quindi una responsabilità ferma, è una gioia. È una gran bella responsabilità, sì. Cioè adesso c'è il sorriso un po' di tutti, sia degli artisti ma anche di coloro che ruotano e lavorano naturalmente dietro gli artisti. Mettiamo un punto e a capo, il caso di dire, no? Che dice? Sì, volevo dire che volevo fare una festa col pubblico, per cui faccio una marcord degli anni 80, quindi ripercorro tutti i momenti nostri di come vivevamo. Quelli belli. Dimostrando che molte cose nostre erano belle, soprattutto come ci aggregavamo, no? Stavamo insieme senza motivo, stavamo insieme senza scrollare sui social, stavamo insieme. Non c'erano fortunatamente i social. C'era la cabina telefonica, quella a gettoni, quella a minuti, se era urbana, interurbana. Racconto tutto quello e poi chiaramente alla fine faccio il punto, nel senso finisco con la caduta di Berlino l'89, quindi forse la fine di quel sogno nostro, no? Che avevamo avuto di un mondo pacificato, di un mondo migliore. Erano, secondo me, gli anni 80 insieme agli anni 60 sono stati quelli più iconici, no? In cui noi abbiamo creduto che qualcosa potesse accadere, poi così non è stato, però insomma. Poi il mondo cambia, chiaramente cambia la tecnologia, cambiano le persone, cambia tutto. Però quindi non necessariamente in meglio. Ripetiamo, no, cambia tutto, nel senso non necessariamente in meglio, quindi dico oggi è tutto più facile, tutto più comodo, però forse quella fatica che prima faceva a fare le cose te le faceva apprezzare, quindi gioco anche sul fatto che pure quando giocavi i soldatini ci voleva 3 ore solo i soldatini verdi quando ci facevano le guerre, le biglie si giocava, insomma apparteniamo allo scorso millennio, si vede anche da come stiamo ragionando. Meno male. Ero ingenuo, ancora non sapevo che non c'era bisogno di motivazioni per fare le guerre, si può fare senza motivo, quindi i comandanti li mettevo uno di fronte all'altro e poi facevi i voci dei comandanti e facevo sempre io che si sono più piccoli, quindi non mettevo mai e quando lo siete voi? E a te te non porto? Ma non mi fate questi comandanti non lo so. Ma quanti mezzi avete? Ma perché non è punto? Noi ci abbiamo più carri armati di voi e un aereo, ma quello è un aereo per spegnere gli incendi, a me è comunque un aereo che tu non ti tengo 100 indiani schierati, lascia stare che fai più bella figura che con tutto quel trucco e quelle piume sarebbero meglio al Gay Pride, e che cos'è? Un giorno te lo spiego, ma è meglio che te ne vai tutti questi 4 pezzi che stanno con te perché altrimenti non so che faccio, ma perché, che fai, ma chi fai paura, ma tu l'ultima guerra l'hai fatto? No, peccato, è stata mondiale, l'hai fatta, ma tu sì, poi ci si fa un capolavoro. Venite a teatro, amici, perché Massimiliano è veramente un attore completo, 360 gradi, sta registrando i Bastardi di Pizzo Falcone. Bastardi, è finito l'avvocato Malinconico che ha avuto un grande là successo. Là è stato straordinario, cioè, le 8 puntate fantastiche, quindi riprende anche successo quello. E poi il 20 dicembre va in onda
una cosa a cui tengo tanto, perché insomma è diciamo una sfida pure pericolosa, è Filomena Marturano su Rai 1, quindi Vanessa Scalera interpreta Filomena, io Domenico Soriano, insomma. 20 dicembre 2022, quindi per Natale ci divertiamo, c'è questa cosa sul piccolo schermo, poi naturalmente basta di Pizzo Falcone. E poi riprendo l'avvocato, e poi spero l'avvocato Malinconi. Ma il teatro non bisogna naturalmente rimanere. Quindi venite, mettete questo punto a capo, non dico tutte le sere, ma venite a vedere Massimiliano Gallo, perché è qualcosa di straordinario, e poi sicuramente nel 2023, dopo il Buchi, ci farà un rock and roll. No, se tutto ballo solo qua. Buon Natale Massimiliano, agli amici di Weekend Dance. Buon Natale a tutti gli amici di Weekend Dance, buona vita, buon Natale di cuore.